Benvenuti alla scuola dell'infanzia statale di Besozzo. Con questo video vorremmo farvi conoscere un po' più da vicino gli ambienti e gli spazi della nostra scuola. Cominciamo con il salone. Quanti giochi facciamo qui? Questo è l'ambiente in cui usiamo il materiale e gli attrezzi per l'attività psicomotoria. Così impariamo a scoprire e a conoscere il nostro corpo e ciò che ci circonda. Qui ci divertiamo tanto e soprattutto scopriamo com'è bello giocare e stare insieme agli altri. Ora scopriamo le aule. Nella nostra scuola ci sono tre sezioni eterogenee, che accolgono cioè bambini di tutte e tre le fasce di età. Sono la sezione delle coccinelle, la sezione delle api e la sezione delle farfalle. All'interno di ciascun'aula ci sono degli angoli strutturati nei quali i bambini possono dedicarsi alle diverse attività. C'è ad esempio l'angolo della cucina, l'angolo delle costruzioni, l'angolo della lettura, l'angolo dei puzzle, l'angolo della manipolazione, l'angolo della conversazione e della routine. Ciascuna sezione può contare sul secondo spazio e questo consente la suddivisione dei bambini in gruppi, soprattutto durante la proposta di alcune attività mirate e pensate per le diverse fasce d'età. Ogni sezione ha inoltre il proprio bagno. Anche in questo spazio, attraverso canzoncini, giochi e filastrocche, si coglie l'occasione per favorire la conoscenza di quelle norme di comportamento che stanno alla base dell'igiene personale, norme che dobbiamo mettere in pratica ogni giorno per promuovere la nostra salute e quella degli altri. L'educazione alimentare, che ha come obiettivo quello di favorire fin da piccoli l'assunzione di corrette abitudini alimentari, continua a tavola nel momento del pranzo. È bello mangiare con i compagni. Questo diventa un momento importante non solo per favorire la relazione fra bambini, ma anche per indirizzarli all'importanza della varietà, all'apprezzamento dei diversi cibi e alla sperimentazione dei nuovi gusti. Un progetto che viene proposto a tutti i bambini è il progetto Click Giocando, che ha come obiettivo quello di far sì che il bambino possa sperimentare l'uso diretto del PC, di poter utilizzare il mouse, di conoscere e di poter usare la LIM, in modo che si possa avviare ad assumere un ruolo attivo nella loro fruizione. Ai bambini di 5 anni viene proposto il progetto Abbelliamo la scuola con le nostre manine. I bambini dovranno realizzare una piastrella in ceramica che abbellirà il muro della nostra scuola. Per fare ciò dovranno partire dalla progettazione del lavoro stesso mediante il disegno, che in un secondo momento realizzeranno e poi coloreranno sulla ceramica. Il progetto Ritmica, Canto ed Educazione Musicale è rivolto invece ai bambini di 4-5 anni. Un'esperta, attraverso il gioco e l'esperienza motoria, avvicinerà i bambini all'affascinante mondo sonoro. In questa presentazione non può certo mancare il giardino, un grande spazio attrezzato in cui i bambini possono giocare, svolgere attività educativo-didattiche all'ombra dei gazebi, sperimentare e conoscere l'ambiente e la natura circostante. Maggiori informazioni potete trovarle su queste pagine del sito dell'Istituto Comprensivo. O potete contattarci a questo numero telefonico.